I libri sono la memoria che non muore. Benvenuti in questo episodio dell'Osservatorio, dove esploriamo insieme il futuro del mondo videoludico. Analizziamo anteprime, commentiamo preview e giochiamo demo, come in questo caso, per vedere che cosa ci aspetta nei prossimi mesi in questo fantastico e variegato mondo dei videogiochi. Book of Hours, gioco la cui uscita è prevista per giugno 2023, si presenta come seguito spirituale di Cultist Simulator, gioco del 2018, anch'esso prodotto dalla Weather Factory. Book of Hours si presenta immediatamente dalla schermata iniziale con la medesima estetica presente appunto in Cultist Simulator. La casa di produzione ha infatti dichiarato di voler mantenere una certa continuità fra due giochi, benché non siano effettivamente uno il seguito dell'altro, bensì avventure ambientate nel medesimo mondo narrativo, spirituale, mistico, quindi con in comune lo stesso pantheon di divinità e la stessa tradizione e folklore di leggende. La cosa affascinante di entrambi i giochi è sicuramente l'immensa, immensa storia e lore che gli autori hanno creato. Il gioco, infatti, prende ispirazione da una narrativa tipica, da una narrazione tipica lovecraftiana, ma se ne distacca completamente creando un insieme di leggende e di divinità tali da avere un'unicità che la distacca appunto dalle opere di Lovecraft, mantenendo sempre però quelle sensazioni e quelle emozioni tipiche del maestro dell'horror. Vediamo la demo quale opzioni ci consente, come potete notare. La lingua è l'inglese e non è previsto la traduzione in lingua italiana, come purtroppo già il gioco precedente. La grossa mole di testo purtroppo rende difficile per una casa di produzione investire nell'italiano, che purtroppo è una lingua che, diciamocelo, non rende così tanto, soprattutto in giochi come questo, che nonostante si presentino come giochi di grande attrazione per una certa nicchia di pubblico, non si possono definire giochi che vendono quanto una casa di produzione potrebbe desiderare. Vediamo di iniziare. Crossense. Brankrug. 7 di marzo 1936. Come il gioco precedente, siamo nella prima metà del 1900 come ambientazione temporale. Non c'è più stato un bibliotecario alla Hush House dall'incendio 7 anni da ora. Candidati disponibili sono molto difficili da trovare, ma forse ne hanno trovato uno in te. Prenditi cura del tuo viaggio. Il mare intorno a Brankrug è pericoloso. Allora, direi che siamo giunti su quest'isola, Brankrug. Qui ci dice che è un'isola che viene colpita dalle maree. Quando la marea è bassa, si può camminare su questa spiaggia, anche se probabilmente non dovremmo. Perfetto, quindi ci dice che è un luogo pericoloso, che il mare in tempesta non è evidentemente un posto positivo dove trovarsi, e lo posso comprendere. Guida. Perfetto, la struttura di gioco è la medesima del gioco precedente. Cliccando su una zona come questa, un rettangolo dove andrà inserita una carta, ti vengono presentate le caratteristiche che la carta deve avere per essere disposta in quel punto. In particolare, assistance. Il bibliotecario vive da solo, ma non c'è nessuna vergogna nel chiedere assistenza agli altri. E i requisiti devono essere luna, i segreti sono morbidi, la notte è ancora più morbida, il mare parla, non è sempre saggio ascoltarlo. E poi l'altro era l'inverno. L'inverno è il principio del silenzio, delle fini e delle cose che non sono ancora propriamente morte. L'inverno era uno dei 9 principi, 8 più 1, se vogliamo essere specifici, del gioco precedente. I principi sono degli aspetti della realtà, di questa realtà, e sono necessari per intraprendere il proprio viaggio mistico, in quanto
ogni divinità, ogni percorso che porta alla divinità, segue uno o più di questi principi, che rappresentano cose specifiche. Come abbiamo potuto vedere, l'inverno rappresenta il silenzio e la fine di tutte le cose. La luna invece non era uno dei principi precedenti, infatti non è definita principio. Deve essere a questo punto una caratteristica specifica di qualcosa di questo gioco. Quindi possiamo muoverci sulla spiaggia, probabilmente se troviamo qualcuno che ci guida. St. Brendan's Cove. I pirati attraccano le loro navi qui ogni notte. Il mare non ha rimpianti della marea, e dopo che ogni marea si ritira, qualcosa sempre rimane, qualcosa che noi chiamiamo memoria. È vero anche per le tempeste. Allora, saggezze. L'albero della saggezza. Gli studiosi e gli adepti riconoscono 9 saggezze, anche se non sono d'accordo dove una di queste saggezze finisca e dove l'altra cominci. Qualcosa su cui riflettere. Bellissimo! Qui andrà messo il nostro diario. Le mie memorie giacciono attorcigliate al mio diario, come un seme nella terra d'inverno. Una volta che hai recuperato e letto il tuo diario, usalo per sbloccare l'albero. Quindi questo sarà una specie di nostro albero delle abilità o del nostro percorso mistico. Vediamo un po'. Birdsong. Oromachisteria. Itastria. Illuminazione. Hushery. Nictodromia. Wow! Affascinante. Ognuna di queste cose poi seguirà un percorso sempre più complesso. Chissà, saranno i libri di conseguenza a sbloccare questo nostro percorso? Torniamo al mondo. Il freddo viene per primo. Tuoni urlano, le onde si abbattono e finalmente io, sbattuto su questa sabbia umida sulla spiaggia. C'è qualcosa nella mia mano. Come vedete, se non avete giocato il gioco precedente, questa è la classica schermata di reward di un'azione, o comunque che ti porta ai risultati di qualcosa che hai compiuto prima. In questo caso, essendo l'inizio del gioco, non abbiamo compiuto qualcosa precedentemente. Qui, come vedete, ci sono varie caratteristiche, fra cui l'inverno, di cui abbiamo già parlato prima, il cuore, che di solito rappresenta la nostra salute, ma è anche il principio di ciò che continua e preserva. Ma poi abbiamo altre caratteristiche, abbiamo un 2 di Soaked, giustamente, se siamo approdati su quest'isola nella maniera non convenzionale, di conseguenza siamo bagnati fradici. Elementi dell'anima. Readable, quindi cose che possiamo leggere, perfetto. Sky. Deve essere un altro materiale come lo era per l'appunto la luna di prima, che non era presente nel gioco precedente. Tu? Memorie. Le memorie possono essere usate per aiutare il crafting e per upgradare skills. Vediamo un po'. La nostra salute, siamo mezzi annegati. Dove va? Qui. Ok. Memoria, tempesta. Ci sono tempeste grandi abbastanza per scuotere la luna nel cielo e i pensieri di ciascuno all'interno del proprio teschio. Qui? No, memoria, perfetto. Un libro bagnato. L'unico possedimento che sono riuscita a tenere da naufragio. Come immaginavamo, non siamo arrivati qui nel metodo con cui avremmo dovuto. Anche questo ha un socket. Perfetto, quindi probabilmente dovremmo trovare un modo per asciugarlo. Benissimo. E ricorda, quindi, come il gioco precedente si basava sull'utilizzo di carte e di verbi, che quindi permettevano di compiere azioni, anche questo sembra avere una struttura simile. Attualmente il tempo è in pausa, perché come vedete 2 minuti e 47 secondi sono la vita che ci rimane half-drowned. Non ho idea, superate questi 2 minuti e 47 secondi, che cosa succeda, potremmo morire, o potremmo passare in uno stato peggiore, ma magari ancora vivi. Ma io lo lascerei in pausa per non perdere la nostra partita nei primi 5 minuti di gioco. Cosa mi è rimasto da lavorare?
Vediamo. Bisogna mettere qualcosa che corrisponda agli aspetti che sono elencati qua sotto. Qualcosa di bagnato, qualcosa di memoria e qualcosa di aspetto dell'anima. Allora, questo era bagnato. Forse questo libro può aiutarmi a mettere insieme i pezzi. Ci manca qualcosa di memoria, vero? Abbiamo la tempesta. C'è stata una tempesta. Ha rotto la nave come un uovo. Ok, 5 secondi, quindi attiviamo il tempo. Sì, questa struttura è identica al gioco precedente. Il che mi fa piacere perché l'ho trovato un metodo molto creativo per svolgere le azioni. Collect! Wow! Shaft! Eloquenza e understanding. La porta apre entrambe le vie. È affaticato, elemento dell'anima. Allora, qui abbiamo gli elementi dell'anima. Possono essere usati di giorno e di solito si ristorano. Di solito servono per parlare con le persone o per craftare. Quindi sono un po' aspetti di ciò che noi siamo. Esuberanza, istinto, ritmo. La parte di noi che sogna. Quindi, cosa dobbiamo mettere qua? Se io metto un aspetto dell'anima. Yes, that's me. What else is me? No, in questo momento non è quello che dobbiamo fare, evidentemente. Possiamo mettere ancora qualcosa con te? No, perché non abbiamo altre memorie. Sono bagnato, sto congelando, ma per ciò che posso dire, sono ancora vivo. Hai ancora un po' di vita, non perderla. Ne hai bisogno se vuoi rimanere in vita. Cos'altro ti rimane? Perfetto, vediamo un po' se possiamo muoverci a questo punto per allontanarci da qua. Brancrug Village. Un santuario nella tempesta. Ho bisogno di aiuto per salire le coste nell'oscurità. E la gente del luogo sembra sospettosa degli stranieri. Molto di più dalla restaurazione. E dal nuovo re. Perfetto, qui abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi. Che non deve essere scettico nei nostri confronti. Deve avere delle caratteristiche di Sky e deve essere assistance. Ok. Vediamo, allora magari dobbiamo trovare un modo per parlare uno dei marinai che dicevano essere sulla spiaggia. Questo è quello che ci ha detto prima, che non si dovrebbe attraversarla senza una guida. L'anima umana ha 9 parti. Fett è la parte dell'anima che sogna. La mia Fett è forte? Recupera, le altre due saranno perse nel mare per adesso. Ah, devo scegliere quale voglio. Esuberanza, entusiasmo, istinto crescono dalla parte dell'anima chiamata Core. Eloquenza, understanding, shaft. Andiamo di fetta. Me ne pentirò amaramente, come qualunque scelta che compio in questo genere di videogiochi. Wow, sacco di... Oh, si sono spezzate. Mi fa già male il cuore. Però ho detto per adesso, quindi presumo che più avanti si potranno recuperare. Fette è tornata in forma di questo grazioso celeste. Quindi non è più affaticato, perfetto. Cosa abbiamo ottenuto? Ereb. Whist. Fost. E metal. Allora, Ereb. Orgoglio, compassione. Ciò che odiato e temuto. Vista, percezione, ispirazione. Tutti i doni della gloria. La gloria è un'altra parte della cosmogonia del gioco precedente.
Non entrerò nei dettagli qui di cosa si tratta, ma ovviamente parlando di gloria parliamo di qualcosa di potente, luminoso e potenzialmente bellissimo. Whist! Nome, memoria e ciò che rimane. La capacità di compiere scelte significative. Whist! Non mi piace per niente la sensazione delle altre cose che si distruggono, ma immagino sia necessario. Ci sono ancora cose che non ricordo, ma ricordo che c'è qualcuno nel villaggio che mi ha dato rifugio se posso andarci. Ah, perfetto, ci siamo ricordati quindi qualcosa di utile, che è un vecchio amico. Ah no, l'indirizzo di un vecchio amico. Mr. Kille è colui che produce le bare a Brancrook Village. Una volta ho scritto positivamente della sua poesia. La sua casa è sempre aperta per me. Anche se mi ha chiesto di non menzionare mai la sua poesia di fronte a sua moglie. Ok, quindi possiamo trovare rifugio da lui della notte, ma quando siamo arrivati al villaggio. Quindi, questo non credo possa essere messo. Io considero... Non puoi metterlo, puoi metterlo cache, skill, readable e memory. Metti pausa che ti ho visto, Qui che la salute va giù. Allora, ora abbiamo un indirizzo cui dirigerci. Non credo che questo al momento ci permetta altro. Infatti. Shelter? Allora, abbiamo ottenuto questo nuovo verbo, che presumo sia parlare, conversare. Il villaggio è vicino, ma è difficile andarci. Il mio corpo bagnato attraverso la sabbia... Vediamo un po'. Memoria, paura. La più antica e la più forte emozione dell'umanità è la paura. E la più antica e la più forte tipologia di paura è la paura. Per l'ignoto, Lovecraft. Ecco che torna il buon H.P. Lovecraft. Possiamo chiedere aiuto. Cosa hai bisogno? Un elemento dell'anima che abbia caratteristiche di knock, hearth, oppure Rose. Rose è nuovo. Non è un principio. È un elemento di esplorazione. Interessante. Ma non deve essere assolutamente inverno. Interessante. Questo è inverno, quindi non credo di poterlo mettere. Questo è Moth, che è la falena. Questo qua, che è un altro dei principi. Per la cronaca, forse il mio preferito del gioco precedente. La lanterna... scusate. La falena è il pericoloso e selvaggio principio del caos e della ricerca spasmodica. Ho sognato di questa spiaggia e di questo vento? Se l'ho fatto, forse potrei ricordare il percorso che ho preso in quel sogno. Un percorso che porta alla luce. Sono sicura che seguire percorsi dei nostri sogni non sia assolutamente una buona idea in mezzo alla tempesta, ma solo questo ci rimane. Quindi via! Fett si è stancata come caratteristica. Buon uomo, ci salvi! Assistenza del pescatore. Un pescatore dal Brancrook Village potrebbe guidarmi su dalla riva se si fida di me. Giusto, perché prima ci ha detto che per guidarci devono fidarci di noi. Giusto, c'era che non può essere scettico. Non può essere scettico. Allora proviamo a parlarci. Dove va? Lì. Okay. Parliamo col buon uomo. Quali sono i tuoi affari? Guarda, conosco questo personaggio che scrive poesie bellissime. Tu non hai idea di quanto sono bellissime quelle poesie. C'è qualcuno che può parlare per te? Dal 1930 dalla restaurazione i locali hanno un crescente sospetto per gli stranieri. Ah vabbè, ma io sono amico del Becchino, cioè, amico del Becchino è sicuramente persona di fiducia, si sa, no? Sì, ci porta su dalla riva. Non è più scettico, fa vedere? O è vero o è scomparso, credo.
Allora, questo possiamo portarli a posto. Quindi guidaci, buon uomo. Allora, direi no. Prima di esplorare cerchiamo ancora di salvarci dal mezzo annegamento. Un tranquillo villaggio di pescatori che giace lungo l'ombra dell'isola. Deve essere vecchio quanto la Hush House stessa. La Hush House è il nostro obiettivo, penso che sia questa biblioteca di cui si parla nel titolo dell'opera. È stato santuario negli anni per gli esuli e per i sbandati. Allora, vediamo un po'. Vecchio, cos'è? Refettorio, ok, non è dove dobbiamo andare. Allora, locked, infatti. Ufficio postale, locked. The Sweet Bones, ah, deve essere la locanda, ok. Oh, ecco, casa di Mrs. e Mr. Kille. C'è altro da vedere? Ah, perfetto, dezoomiamo così. Ok, il villaggio sembra abbastanza piccino, ok, c'è ancora qualcosa qua. Casa degli Smithy. Ah, o è casa o è il fabbro. E bisogna vedere se Smithy è solo una denominazione o se è il loro cognome. La casa dei Kill. Ah, particolare. Bare e Culle? E lei è una... un'ostetrica, una levatrice e una balia? Interessante. La signora Kill è una balia alta e melanconica. Il signor Kill è il becchino. Esile e secco. In questi periodi di tribolazioni, entrambi sono scontrosi verso gli stranieri. Hai bisogno di un'introduzione. Ma guarda, ci siamo scritti sulle tue bellissime poesie. Oh sì, ci fa entrare, bellissimo. Che cosa devo mettere? Sono bagnato. Sono bagnatino, sono bagnatino, mi salvi. Mi salvi. Il signor Kille ha costruito lui stesso il letto. Ho paura che l'abbia fatto con gli stessi utensili usati per fare le bare. Non è confortevole, ma è asciutto, pulito e tiepido. Poverino nostro protagonista. Sta così morendo di freddo che gli va bene tutto. Eccoci, salute finalmente ristorata come si deve. Ok. Siedo a parlare con i Kills. Mentre il vento sbatta le finestre, il fuoco piacevole. Sono molto affamato e le gallette della signora Kay sono incredibilmente buone. Il signor Kay pretende di lamentarsi del cibo straniero, nessuno ne è convinto. Memoria, soddisfazione, alcuni appetiti sono più facili da soddisfare che altri. Penso parli della fame? Quella è abbastanza facile se ti danno delle buonissime gallette, brava signora. Allora. Vediamo un po' che giorno, che parte, è mattina. Watch the day, open like a door. Fermiamo il tempo e vediamo un po' la situazione. Allora, dezoomiamo il villaggio. Questi sono ancora segnati locked. Vediamo se magari abbiamo ancora da interagire con i signori Kill. Allora, che oggetti abbiamo? Qui deve andare elemento dell'anima. Qualcosa che sia o calice o inverno. Qualcosa che non sia affaticato. Questo non va bene? Ho sbagliato. Strano. Allora, è un elemento dell'anima, è inverno e non è affaticato, no? Sì.
molto strano. Kells non credo ci possa andare, no, infatti. Deve avere come aspetto Grail o Winter. Ah, non me l'aveva solo preso. Il signor Kille ama... parlare un po' con me. Se non scegli un argomento, il signor Kille offrirà aiuto ad amico. Allora, cosa potremmo parlare? Vediamo. Melancolico come sempre, gentile come sempre. Accende il fuoco della cucina, mi aiuta ad asciugare il libro. Oh, perfetto! Entro Mr. Kill, so bene. La nascita lascia sempre delle cicatrici, dice lei. Ma ci hanno aiutato ad asciugarlo, che carini. Questo rimarrà per sempre? Ok. Dry out a book. Il nostro libro bellissimo, eccolo qua. Diario. Leggibile. Non catalogato. Cosa? Un gentiluomo fa delle cose ai suoi servi. Sempre la rosa dei venti. Mistero inverno. Challenge più grandi richiedono skill più forti. Interessante, quindi deve essere un mistero collegato all'aspetto mistico del winter. E ci ha ridato il nostro whist che tra l'altro non si è consumato. Perfetto. Adesso che abbiamo il libro, Silvery Book, è vero argento? Sento come se dovrebbe essere, come se dovrei ricordare. Andiamo a vedere che succede. Non lo metti direttamente qua? Considera il libro. Ma che bello che è. Il mio diario. La tempesta ha così confuso i miei pensieri. Vediamo che succede se ci pensiamo. Tanto in questo momento non abbiamo nulla che rischi di ucciderci, quindi vediamo che succede se lo utilizziamo per 30 secondi, se magari gli viene in mente qualcosa, magari me lo cataloga. Questa cosa del mistero dell'inverno mi incuriosisce parecchio. Il mio diario, ma certo. La tempesta ha sconvolto i miei pensieri, ma ogni pagina che giro mi è familiare. Inizio a ricordare adesso perché sono venuto qui. Col tempo e con la quiete e con la pace ricorderò di più. Più sulle tue origini, le tue aspirazioni. Sono nel tuo diario. Cos'altro ci hai dato di bello? Un altro whist? Benissimo, vai ad aggiungerlo qua. Bisogna capire se possiamo poi mischiarli. Tra l'altro, ecco, adesso è catalogato, però è spuntato questo graziosissimo teschio. Cioè, l'abbiamo scelto per motivo estetico. Il magnate. Ho vissuto troppo a lungo, ma non sono pronto per morire. Ho assaggiato ogni cosa, ma non è stato abbastanza. Mi ha dato silenzio. Mi ha dato pace. No, datemi silenzio, datemi pace. Datemi la pace della neve. Forse noi siamo nell'inverno della nostra vita. È quello a cui fa riferimento. Un inverno sia cronologico di età anagrafica, che è un inverno mentale, morale. Sembra una persona spenta in un momento della sua vita in cui deve fare un po' i conti con se stesso, visto che l'inverno abbiamo visto che tratta le fini. Io ero ricco, ecco perché lo chiama il magnate, ma qualcosa mi mancava. Non sono più ricco, eppure qualcosa ancora manca. Ashaus è un luogo di conclusioni. E qui, come bibliotecario, potrei trovare la mia. Il magnate è venuto alla casa per diventare maestro di Hushery, trovare la pace, ma poi completare il gioco anche diventando maestro di altre saggezze. Ok, quindi Hushery deve essere uno dei percorsi che avevamo visto. Hushery dovrebbe riportare al concetto di fare silenzio, di zittire, quindi in italiano lo tradurrei con qualche bella parola arcaica, non so, tacimento. Oh, tacimento è fighissimo, secondo me ci starebbe molto bene.
questo punto, ok, era di fin, quindi c'era già, ok, perfetto, quindi ci ha solo cambiato il non catalogato in memoria, perfetto. Adesso, visto che abbiamo ottenuto il nostro diario, penso che potremo finalmente tentare di capire come funziona quest'altra videata e poi probabilmente possiamo andare a concludere, anche perché la mia idea era quella di fare un primo sguardo, quindi non vorrei andare troppo per le lunghe, anche se ammetto che mi sta incuriosendo tantissimo, quindi forse per me giocherei tutta la demo, non ho idea di quante ore possa durare, però non so se abbia molto senso, credo che la cosa più utile sia farsi un'idea del gioco, che io avevo già in realtà molta intenzione di comprare, visto quanto ho amato il loro precedente capitolo e quante ore ci ho speso per riuscire a fare dei percorsi sempre diversi e a scoprire tutti i misteri possibili, e non credo assolutamente di averli scoperti tutti. Quindi io sono già assolutamente conquistata come possibile acquirente, però sono curiosa di come funzioni questa parte dedicata alle saggezze. Allora, noi abbiamo messo il nostro diario qui. Oh, ok, bisognava premere assegna. Trist. Il cambiamento e la ricerca, il desiderare qualcosa. Ok, è una delle 9 parti della nostra anima, quindi andrà qui, immagino. Oh, ha l'aspetto della falena, della luna e parte dell'anima. Perfetto. Questi invece, che cosa? Esplorare l'albero. Ogni abilità può appartenere a una delle due saggezze. Decidi quale assegnare qui. Deve essere Illumination, non deve essere Committed. Vediamo se sono tutti uguali, no? Questo è Ashery, ok, quello di cui parlava prima. Nictodromia. Viaggiare nella notte non è né più veloce né più sicuro. È per questo che lo facciamo. Scusate. Scolecosofia. Lo studio delle cose che non dovrebbero essere studiate. Alcuni lo chiamano una saggezza. The Bosque. La saggezza del bosco primevo. Preservazione, curare e ristorare. Birdsong, musica, indovinelli, miscellanea. Oromachistria, la legge. Ciò che non ne concorda delle ore e delle loro emanazioni. Ah, ok, tipo le leggi divine. Itastria, alchimia, metallurgia, pirotecnica. Alte alterazione. Ok, però non abbiamo nulla di queste caratteristiche per il momento, quindi abbiamo visto come funziona il diario, che tra l'altro ci ha ridato, e poi probabilmente prendendo questi percorsi avremo la possibilità di proseguire nelle varie direzioni. Qui incomincia la mia salita. Per imparare skill devi decidere dove nell'albero delle saggezze esse appartengono. Arricchisci la tua anima, tanto che cataloghi il mondo invisibile. Sì, probabilmente avremo bisogno dei libri di cui parla il titolo. Allora, vediamo nel frattempo, essendosi fatto giorno, se riusciamo a interagire con qualcosa. Shaft non ce l'abbiamo. Core non ce l'abbiamo. Metal, perfetto, non ne abbiamo uno. Non ne abbiamo scelto uno giusto. Tu hai bisogno di un'introduzione che non abbiamo perché l'unica che avevamo era questa qua, ma. Allora, il diario readable e non deve essere bagnato. Allora possiamo provare a mettere il diario? La segnala delle poste
Ah, ok, il diario ci ha permesso di farci riconoscere come il bibliotecario nuovo dell'isola. Ho qualcosa per lei. La dia, signora, cosa aspetta? Vediamo cosa abbiamo vinto. La signora delle poste tiene il cancello di un mondo più vasto. Nella sua mano sinistra il fulmine, che è per dire il telegrafo, e nella sua mano destra il tuono, che è per dire il telefono. Di Brankrug. Ah, l'unico telefono, perfetto. Vabbè, d'altronde siamo negli anni 30. Cosa abbiamo ottenuto? Half a pound. 10 scellini. Una. Ok, ha una forma di valuta. Magari ci servirà la locanda? Welcome. Cosa sei tu di bello? Bravissimo. Lettera. Posso rispondere a questa lettera quando sono a una scrivania per scrivere. Benvenuto! Il Trust si congratula con me per il mio appuntamento come bibliotecario della Hush House. The Trust mi assicura che provvederà lo stipendio promesso e i fondi per il mantenimento della libreria, ma mi ricorda che le risorse sono limitate e suggerisce che io cerchi assistenza. Dai locali. Facci sapere quando ti sei ben sistemato. Ed è firmato semplicemente The Trustees. Ok, ci ha dato delle cose interessanti, purtroppo niente che ci presenti alle persone di zona, neanche questo. Un'introduzione. Non abbiamo niente che funzioni da introduzione, purtroppo. Cioè, i soldi fanno sempre piacere, ma dubito vengano concepiti come introduzione, vero? No. Il gioco non comprende la potenza del vil danaro in questo mondo. E voi accettate del vil danaro, quindi potrei provare. Nel tempo dell'eptarchia, colui che dà un anello è considerato generoso. Chissà di cosa parla, forse. Di un passato inglese. In questo brillante e civilizzato secolo, colui che compra una birra ha piacere nell'essere ricompensato. Ma sì, sprechiamo i nostri soldi così già per cominciare alla grandissima. Ci hanno appena detto che dobbiamo investire nella biblioteca, ma noi andiamo a farci una birretta al pub di zona. Però ci ha dato un sacco di roba, dai, sono stati soldi ben investiti. Ah, hanno spesi. Cos'era? 120, quindi ne ho spesi 12? O era 150 e ne ho spesi 42? Bella domanda. Oh, benissimo. The Sweet Bones è la casa pubblica, ok, sì. Quindi il ritrovo di Brankrug dai tempi di Cromwell. La sua storia è notevole, la sua birra no. I suoi ospiti cercano un discreto lavoro o discreta assistenza e si congregano qui. Perfetto. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Ah, ok, il resto. Quindi invece di avere quello che avevamo prima, abbiamo una corona, una mezza corona e 12 scellini e 6 pence. Ok, non capirò mai. Come funzionano le monete inglesi. No, a parte gli scherzi, non mi vengono a mente adesso quante siano una corona, uno scellino, però credo che non sia un problema. Pace dopo le perigliazioni. Una un'altra memoria. Magari possiamo parlarne con la signora Kille? No, solo elementi dell'anima. E quello è un elemento dell'anima. Però no, Grail non inverno, tu che cosa sei? Moth.
Quindi perché non va bene questo qua? Non ti piace? Ah, solo inverno e moth, ok, letto male. Allora, mi sa che in questa parte del villaggio possiamo fare molto poco. Io proverei comunque a usare questa qua. Soldi neanche. Proviamo a vedere se ci possiamo muovere. Allora, il Cucurbit Bridge. Il ponte dell'isola. Ogni ponte dura per centinaia di anni o 2 centinaia, dipende da come decide il mare. Questo è stato costruito nel decennio 1890 ed è il più nuovo, ma questo non significa che sia nuovo. Ci serve assistenza, che deve essere di forgia, un altro aspetto, lanterna, un altro aspetto, e cambia a che fare col cielo. Allora, da quest'area qua ci risulta tutto locked. Vediamo se possiamo tornare qui. Abbiamo sempre bisogno di una guida. Potremmo cercare una guida adesso che ci penso al pub, quindi invece di continuare a sprecare i nostri soldi in birra, vediamo un po' con la nostra fantastica eloquenza. Aiuto con le lettere. Potrei offrire aiuto con corrispondenza e aritmetica. Non ci sono scuole a Brankrug e non tutti conoscono le lettere. Ok, se invece utilizziamo questo. Fortune telling! Ho guadagnato sufficienti poteri mistici per predire la fortuna per denaro. Forse non dignitoso per un bibliotecario di Ashhouse, ma i tempi sono duri. Lo so, giovane. Questo è per un lavoro di fatica? Sì, un lavoro manuale. E il Trist? Anche questo per il fortune telling, niente di interessante. Memoria a noi. Pens o elementi dell'anima? E però, se continuo a spendere denaro. Ah! Ok, posso richiedere il lavoro di qualcuno, vediamo se c'è di aiuto. Ah, uno scellino per il lavoro di qualcuno. Va bene. I barbieri offrono moth e un po' di rose. E io però avrei bisogno. Qualcuno che mi aiutasse a riparare il ponte. Qui però sembra esserci al momento solo il barber. Ti terrà pulito. Sarà sicuro che tu non perda nessun gossip. Ok, questa assistance potrebbe esserci utile. Allora, vediamo un po' se può esserci utile. Immagino che il buon uomo non possa esserci utile per riparare questo, vero? Però può essere una buona introduzione per andare dai fabbri. Ah, deve essere cuore, forgia o edge. Tu che cosa sei? Sempre moth. Ok, abbiamo modo di comprarci qualche altro amichetto. Non qua, qui. No, sempre il barber. Vediamo un po' se la signora può ancora aiutarci. A parlare di qualcosa di interessante.
anzi no, il signore a cui stiamo parlando. Potrei parlargli questo? Ah no, deve essere per forza una cosa bagnata. Mi sa che non ho più niente di bagnato in questo momento. Se ti do dei simpatici denari, niente. Vabbè, a questo punto raccontami qualcosa tu. Lui sta affaticato. Ah, ok, abbiamo la sua assistenza, perfetto. Allora, pota gli alberi, lavora il legno, consegna cadaveri. Allora, vediamo un po' all'aspetto dell'inverno e della luna. È che mi sa che non era quello che ci serviva, però abbiamo sia un'assistenza che un'introduzione, quindi potrebbe permetterci di interagire con altri personaggi. Perché per il ponte ci sarebbe qualcuno che forgi, e quindi mi viene assolutamente in mente che dobbiamo farci amici i fabbri. Riproviamo un po'. Allora, qual è la carta giusta? Ok, ah no, tu non vai bene, non sei dell'aspetto giusto per farci diventare amichetti i fabbri. Per quanto riguarda invece la chiesa, vediamo. C'era l'aspetto di luna, ma quindi deve averlo tutti e tre? Ma mi sa di sì a questo punto. Ah, ok, ogni tanto non me lo prende, non so se è colpa del mio mouse o se magari il livello di precisione del puntamento deve essere ancora gestito nella demo. Allora, assistenza dal reverendo Timothy, che mi invita per il tè. Ma andiamo a prendere il tè, ma perché no? Siamo tutti amici in questo posto, io sono il nuovo bibliotecario, buongiorno. Io non vorrei dire amichetti miei, però io vorrei. Il tè del reverendo diventa freddo quando parla della post-restaurazione e teorizza riguardo alle tradizioni pagane dei minatori. Il rettorio è adesso disponibile. Gossip di tipo Grail. Non lo so in questo momento cosa me ne faccio, ma sono sicura che i gossip siano sempre assolutamente utili. Qui, elemento dell'anima. Ah, posso studiare cose qui, interessante. Ho qualche elemento dell'anima. Questo è della lanterna. Il reverendo ama le conversazioni, preghiere, tè, ci offrirà la sua assistenza per due scellini, maledetto. E prenditi, no, due pence non bastano, tieniti a mezza corona, tanto ormai abbiamo deciso di sperperare tutto il nostro denaro. Apprezza il buon uomo, maledetto. Vediamo però che cosa ci darà, che può essere interessante. Un altro whisky affaticato. La sua assistenza. Un'assistenza di tipo lanterna, di tipo knock. La chiesa dell'Unconquered Sun. Strana chiesa. Uomo di cultura. E il nostro resto, perfetto. Allora, andiamo a vedere, non mi ricordo se la lanterna era in uno di questi. No, purtroppo no. Ok, se andiamo invece. Elemento dell'anima. Ah, giusto, questo è per fare noi dei lavori.
Reverendo, dubito che con la sua santità mi permetta di riparare il ponte. E invece sì, che cosa non può fare la fede? Scusate. Abbiamo riparato il ponte. La Hush House è stata molte cose nel corso dei secoli, incluso nel periodo notturno fra il 1896 e il 1932, un ghoul. Nessuno ricorda bene quel periodo, ma almeno è significato che è stato pagato un nuovo ponte. Allora, andiamo a cercare Gaul perché non mi va assolutamente bene non sapere che cosa sia, anche perché è una parola particolare. Carcere, perfetto! La nostra biblioteca è stata un carcere. Ok, adesso che hai riparato, come andiamo qui? Un cottage dove viveva. Ah, ok, il guardiano, perfetto. Fino all'incendio di 7 anni fa. Ho bisogno di assistenza che sia Forge, Knock o Hearth. Tu mi sa che non è nessuno di questi, vero? No, mi sa che devo di nuovo chiedere al parroco. Ma quello mi frega altri soldi. Signor parroco, lo so che lei è sempre lì, beh, che vuole il mio denaro. Oh no, lui sta affaticato, forse devo aspettare fino al giorno dopo. Sì, allora facciamo passare il tempo in fretta. Vai. Perfetto. Sì, lui ama la conversazione e ama i miei soldi. L'unica cosa che non ho capito è perché non mi faccia accumulare le cose. Tutte le volte mi costringe a cambiare i soldi di dimensione maggiore. Vabbè, tieni sanguisuga, dammi qualcosa di utile. Perfetto, qui proprio i soldi vanno come se non ci fosse un domani, come se fossimo ancora ricchi, perché siamo stati un magnate, ma non lo siamo più. Vabbè, almeno ci ha aiutato a fare questa figata fi fighissima. Ok. Probabilmente vi chiederete perché ho reagito in questo modo così eccessivo solo per l'apparizione di un'illustrazione, ma dovete sapere che in Cult Simulator, che è un gioco che, come accennavo prima, io ho adorato e ho divorato, non c'era nessuna forma di interazione dinamica con lo sfondo. Lo sfondo di un bellissimo ciano scuro era sostanzialmente una plancia di gioco neutra. Apparivano ogni tanto delle piccole immagini in sovraimpressione che davano un po' lo spirito di quello che stava succedendo in quel momento, ma nient'altro. Quindi il fatto che invece in questo gioco l'ambiente sia, per quanto limitatamente, nel senso che questo non è sicuramente un gioco in cui le illustrazioni siano dinamiche, la possibilità di interagire con lo sfondo mi piace un sacco, perché se già il precedente gioco era interessantissimo e dovevi immaginare tutto tu tramite la lettura, e il fatto di avere invece qualcosa anche di illustrato, oltretutto con uno stile che io trovo personalmente carinissimo, boh, vuol dire aprire molte, molte più possibilità. Sono veramente, veramente incuriosita. Allora, questi sono libri, li possiamo gentilmente fregare? Viaggiare di notte, volume 1. Penso che questo faccia parte della saggezza che abbiamo visto prima sul viaggio nella notte e il volume 2. Perfetto, quanto mi piace rubare cose alla gente morta. Siamo tutti qui in questa condizione alla fine, ma non tutti noi. Siamo fortunati abbastanza. Ah, da essere stati a accuratamente posizionati su un supporto di legno. Anch'io, io mio teschio, accuratamente posizionato su un supporto di legno alla mia morte. Oh, qui era apparso qualcosa. Io? Ah, forse qui posso. Beverage. Ci sono alcune cose che
Consigliabile più saggio bere al mattino e altre che è più saggio bere la sera. Ma quindi se io metto questa che è affaticata, oh mamma mia, 10, 15. Roba, qui roba proprio avanzatissima. Probabilmente ci permette di fare del riposo, ma anche magari di migliorare alcune nostre abilità. Oh, 50 secondi, vediamo. Mi piace molto la funzione di accelerazione del tempo che non era presente, almeno non in questa modalità nel gioco precedente. Wow! Ok, molto 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 carino, perfetto. Adesso, questa mi sembra di averla esplorata, andiamo a vedere nelle nostre saggezze cosa possiamo fare con questi bellissimi libri. Magari prima mi controllo qual è il loro percorso. Ah no, mi sa che Codex, il Readable. Forse lo dobbiamo prima leggere in qualche modo prima di poter trovare l'elemento di cui fanno parte, che a questo punto era questo qua. Nictodromia. Ok, penso sia questo, però mi sa che a questo punto dobbiamo. Non possiamo metterlo qua e basta, perché infatti non ci chiede un readable. Probabilmente dobbiamo leggerlo. Wow! I libri sono la memoria che non muore, e c'è già stato detto. Allora, aggiungi aspetti che corrispondono a quelli del libro. Ok. Se uno è più di un mistero, devi decidere quale interpretazioni favorire. Wow! Ok, mi sto. Mi sto divertendo tantissimo. E però non mi stai dicendo che tipo. Allora, io vado avanti con la mia whist, che ormai è il mio spirito. Non ho skill perché sono un poraccio. Mi spiace, non ho ancora sbloccate. Memoria. Avevo delle memorie, perché sono di nuovo sparite? Ah, probabilmente le memorie spariscono se non le utilizzi nell'arco di tempo, ok. Infatti non me lo fa fare. Immagino sia la stessa cosa col volume 1. Posalo. Volume 1. Questo elemento. Oh, guarda come cambia. Skill non abbiamo, memoria neppure. E non mi fa fare start, infatti. Ok, dopo aver scoperto questo aspetto meraviglioso, direi che possiamo concludere qui dando una veloce occhiata. Wow, a quella che sarà la Hush House. Entrare in questa stanza concluderà la demo. Ah, perfetto, siamo arrivati alla fine, anche se immagino che non abbiamo esplorato proprio tutto quello che avremmo potuto. Direi che come primo sguardo è una conclusione perfetta. Abbiamo bisogno di assistenza per proseguire. No, non voglio di nuovo pagare il tizio. Basta, vado a pagare il barbiere. Pur di non dare altri soldi al reverendo di zona, vado a pagare il barbiere. Ma perché non me ne fai aggiungere? Vabbè, cambiami mezza corona, va bene. Barbiere va benissimo. A me qualunque cosa va bene, basta che non sia reverendo. Allora, devo ammettere che rispetto al gioco precedente, si riesce a capire un pelino meglio dove si voglia andare. Non che fosse impossibile, però parte dell'enigma del gioco precedente era comprendere appunto in che direzione proseguire. In questo, invece, con un minimo di impegno mi sembra più chiaro. Ovviamente, nei primi. Boh, 20 minuti di gioco? Sì, penso che questa prima parte si potrebbe tranquillamente fare in un quarto d'ora e 20 minuti. Noi ci siamo persi giustamente a considerare ogni singolo aspetto per avere un po' un'idea più chiara di quello che accade, ma direi che una ventina di minuti, mezz'ora come demo ci possono stare. Oh, si aprivano cose. Schermata della Hush House. Eccolo! Perfetto, direi che per concludere possiamo fare delle rapide considerazioni su che cosa ci è sembrata questa demo.
Allora, durata perfetta per quanto mi riguarda per una demo, perché è stata in grado di mostrare un po' le meccaniche, è stata in grado di mostrare un po' anche la narrativa del gioco, che riprende quella precedente, quindi scritta sostanzialmente, accompagnata da una sottile colonna sonora che è sempre presente, gradevole ma mai invadente. Gli enigmi, per il momento, non sono troppo complessi, ma sembra appunto che l'albero delle saggezze sarà ben ben complicato da completare. E visto il gioco precedente non mi aspetto niente di meno. Direi che complessivamente ha confermato quella che era la mia opinione precedente basata su trailer e su preview che gli autori avevano rilasciato in precedenza, e cioè che è un gioco che ha un potenziale enorme esattamente come il suo predecessore e che non vedo assolutamente l'ora di mettervi le mani sopra. Spero che questa anteprima vi sia piaciuta, spero che abbiate piacere di mettere mi piace a questo video, di seguire il canale e di vederci per la prossima anteprima o per il prossimo walkthrough. Alla prossima e un saluto da Nifre e da Cosmoludica.